E per la terza volta! Va bene, dai, vediamo se ce la facciamo. No. Su, 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 io ci credo. Te ci credi, Phil? Certo. Vediamo. Dai, che adesso Instagram funziona, cazzo. Me lo senti? C'è, c'è. Ciao! Oh! È già bloccata. È già bloccata. Cazzo. Ok. Ok. Abbiamo avuto un problema prima con la connessione. Te andava un po' a scatti, quindi se va a scatti qualcosa scrivetecelo sotto. Io provo ad andare nell'altra stanza. Sei andata nell'altra stanza? Yeah, I have to change wifi. Ok, provo a cambiare wifi, aspetta. Provo a cambiare wifi. No, ma adesso andavi meglio. Andava bene, eh? Vabbè, lasciala fare, lascia improvvisare, va bene. Te è così. Ma è bello, cioè, il bello della diretta è cercare di trovare la diretta, di avviare la diretta. Comunque che noi oggi siamo tutti storti, cioè, ma che succede? Dovevano levarmi questa ora legale, altro che... L'ora legale, è colpa ecco sua. Cos'è. Comunque è bello che siamo così con te a bloccare. Che palle! No! Madonna! Da. Ok. Proviamo ancora The Eye of the Tiger. Tea. Ciao, Brian. Vediamo. Proviamo ancora un po', dai. Tanto... tanto ormai siamo abituati a aspettare qui che la connessione riparta. Vai Tea, non mollare mai, non mollare mai. Ciao, no mercy. Questa diretta è un sogno coming true. E chiarire, chiedete a Costanza. Chi è? Costa, chi è Costanza? E chiarire, vediamo. Costanzo. Bene Tea. Maria, che succede, Maria? Oggi è un disastro. Oggi è un disastro. Oggi è un disastro. Ma sì, ma vai. Ma vai. È fatta la diretta. È fatta, proprio strafatta lei. Cioè. È strafatta. Oh! Ok. Siamo. It's working. È il compleanno di Lady Gaga, deve funzionare oggi, cazzo. Oh, è il compleanno di Lady Gaga? Yeah. The Aries Queen. Adesso sì, lo sappiamo che sei una super fan. L'hai mai vista live? L'hai mai visto un concerto di Lady Gaga? No, quale? Quando? No, dico, se nella vita l'hai mai vista live. Oh my god, ma certo, ma guarda. Ho questi biglietti sempre, like, around me. Questo quando... yeah, this was a special concert a New York. Era in the Roseland Ballroom, un posto piccolo. Era vicinissima da me, perché poi Stefano è stato, like, we broke into the press area, tipo un balcony lounge, che eravamo così vicini a lei che la potevo quasi toccare. It was incredible. Ho pianto tutto il tempo, quindi non ho visto niente, non ho sentito niente, solo... E poi qualche volta quando mi giravo per vedere cosa fa Stefano in ogni momento aveva due... drink in mano per sopravvivere a questa serata di troie che urlano e piangono. Stefano dopo... mi ricorda un sacco Filippo. Cosa gli piace a Stefano di musica invece? Iggy Pop. He's an indie rocker, punk rocker. Come noi due abbiamo il stesso background di tipo, you know, punk and alternative. Mm-hmm. Però la parte di me che Lady Gaga filled, lui ascolta le robe really funny, like Italian stuff, like fuck, come si chiama? Non ricordo come si chiama, like hardcore, you know, Italian. In italiano? Yeah, ma non ricordo mai le sue cose. Non ricordi il nome. ma senti, ma te Stefano, sei una coppia
spulciando nel tuo profilo, ho visto che state insieme da tantissimi anni, da quando eravate proprio ragazzini. Mille anni. Non ragazzi, tipo quanto? Si può chiedere? Già ero in my 20s, ma era una bella storia perché lui stava leggendo le mie columns che scrivevo per Vice e Wired, e lui già ha vissuto a San Francisco in questo periodo, ma leggeva le mie cose che scrivevo mentre io stavo a Milano. Poi lui è venuto a intervistarmi, ha dovuto anche intervistare Marcello Burlon, ma il giorno in cui doveva intervistare Marcello Burlon stava con me ancora a letto, e il giorno dopo diceva no, no, ma di solito io ero abituata che dopo, I mean, io quando l'ho visto, appena visto, ero innamorata, and I was like, oh, okay, I'm gonna fucking marry this guy. And il giorno dopo, che di solito non vedo mai più qualcuno, mi ha portato a brunch, e poi mi ha invitato a stare con lui a Londra, che lui è dovuto andare con un'altra ragazza a Londra. I'm sorry for that girl, ma, you know, it's fate, bitch. Ha portato me, poi dopo un mese mi sono trasferita con lui a San Francisco. E ora siete a Los Angeles insieme. Girate un sacco. Sì, sì, infatti quando tutto era aperto giravamo sempre. Ma ora siamo anche bene chiusi in casa come prisoners. Ma quando torno in Italia? As soon as possible. Io ho fatto il vaccino, ma non c'è tanto. E poi, infatti, il libro sta per uscire, non posso andare lì a vedere in the bookstores o fare qualche festa. Perché poi che senso ha entrare in Italia se voi tutti siete chiusi, no? Sì, infatti. Meglio aspettare. Aspetto che tutto normale, quando tutto normale vengo lì per un sacco di tempo. Perché di solito vado lì volte all'anno, you know, almeno. No, anche noi ci conosciamo da quando siamo piccolini, lo sai. Sì, è vero. Sempre insieme. Guarda, ho visto la vostra story su X Factor. Yeah. Very romantic, ma qualche volta lavorare e amare e tutto insieme è difficile tenere boundaries. Abbastanza, sì. Sì, cioè, però ti aiuta anche. Sì. A te Stefano ti aiuta un po', no? Con il tuo lavoro. In ogni cosa che faccio, I mean, mi ha aiutato a sopravvivere. Like, I'm like In general. In generale mi aiuta a mangiare, mi aiuta a dormire, mi aiuta con il lavoro, mi aiuta a vestire, like, literally mi aiuta. He's my Nicola Formichetti to my Lady Gaga, you know. Però non è gay, quindi we're actually together. Meglio. Chi cucina? Cucini te o lui? È bravo a cucinare? Lui cucina, diciamo, qualcosa. Meglio. Lui non cucina mai perché lui è italiano pigro che preferisce morire di fame invece di alzarsi per farsi qualcosa da mangiare. Quindi quando ci siamo appena conosciuti io davvero non sapevo fare niente, però preferivo mangiare le mie robe di merda invece di morire di fame. Però poco ho capito come fare, come cucinare. Adesso sono brava. Ma non siamo una famiglia in cui dobbiamo mangiare la cena insieme, cucino. You know, infatti ieri abbiamo fatto la spesa per la prima volta in 2 settimane, siamo stati così pigri. And like, we're just ordering pizza, ordering food constantly. Infatti, tutti e due abbiamo detto, ma il tuo corpo si sente un po' disgusting, un po', sei un po' gonfia, no? E quando mangi solo takeout per 2 settimane, figurati. Sì, l'abbiamo fatto anche noi a Milano un sacco di tempo. Appena ci eravamo trasferiti lì, ti ricordi, non facevamo mai la spesa, non andavamo mai all'aspirapolvere. Sempre fuori, sempre a mangiare fuori. Ma voi fuori. La roba di casa, di cucina? Io? Lui? Allora, io cucino. Bravo, sì, mi sta cominciando a piacere cucinare. Sì, anche io ho dovuto passare quel periodo in cui lui non sa cucinare, però ce la mette tutta, e comunque dall'altra parte sono io che non faccio un cazzo. Facevo schifo. E quindi qualsiasi cosa era buona. Buonissimo! Bravi. That's good. Comunque Thea, ti stanno scrivendo che devi andare al GF, al Grande Fratello, Big Brother. Grande Fratello Big. Eh sì, ma poi da sola, senza Winkle, no, senza Stefano. No. I mean, if you could be family, Big Brother, vabbè, io posso adesso. Ma poi, la cosa, nessuno adesso vuole essere chiuso in una casa dopo tutto questo casino che abbiamo passato. Prima il concetto di Big Brother era molto interessante per tutti noi, ma ora che abbiamo tutti vissuto
cappello. Chi cazzo vuole chiudersi? E secondo me non è più così fascinating. Dici, vabbè, anch'io sono stata chiusa in casa di you. Okay. You know. Anch'io ho fatto il grande fratello. We are all in a big brother. Yeah. Comunque qui c'è Winkle ora. Eccola! Salutami, Winkle! E questo è il suo ragazzo. Ci hanno chiesto dove hai preso Winkle. Ci è arrivata una domanda. Dove hai preso Winkle? Allora, l'abbiamo preso mentre eravamo a New York e c'era questo dog shelter che andava in... loro sono andati a Puerto Rico, quindi lei è un po' come me da ovunque. Lei è da Puerto Rico, sulle strade di Puerto Rico ci sono così tanti cani senza case che c'è una spiaggia che si chiama la spiaggia dei cani morti. Senza Quindi l'hanno portato a New York e io e Stefano una sera siamo stati fuori a un concert e lui guardava su internet che cani ci sono a questo shelter. Abbiamo visto la faccia di Winkle e dico, quando my uterus ha sentito che quella era mia figlia, we were our child, like this is our, like, we made this baby, you know. Winkle il cane depresso, scrivo sotto. Abbiamo avuto perché the shelters in America it's like first come first serve. Anche se prima firmi i documenti devi venire qui la prima. Quindi la donna di shelter ha detto, sai che ci sono altri che vogliono questo cane, quindi andate subito. Sì, è una corsa. Siamo in pigiama. Oh, run, da Brooklyn to Midtown. Siamo arrivati 5 minuti prima di una puttana di merda, una vecchia noiosa, che io avevo già la mia figlia in braccia e lei è entrata e ha detto, ma quello è il mio cane. E ho detto, don't touch my fucking... E lei ha detto, la posso tenere solo per un secondo? E io, che sono troppo brava, ho detto, vabbè, tienila per un secondo. L'ho avuto in braccio a lei e diceva, ma vuoi tornare con me in casa? Vuoi tornare con me? E Stefano ha detto, give me back my fucking dog. And he was like, fuck you, old lady. Ma io spesso immagino, 5 minuti, immagino se lei ha dovuto vivere con quella invece di me. You know, her life would be so different. My life would be so different. Anyway, lei è ubriaca. Tilsk, sono ubriaca. Bravo, Troia. Bravo, proprio bene. E poi un'altra domanda interessante che ti hanno fatto è, Thea, who is the master Troia of the past? La master Troia del passato. Chi è la più importante Troia del passato? Vediamo. Devi dirlo te. Se te aspetta di Troia. Honestly, per me, se parliamo davvero di Troia, Cicciolina, davvero per me è un grande. Ma il passato, ancora più indietro. Una che non c'è più. Ora è più indietro. Queen Elizabeth. Ma che? No, è Queen Elizabeth, no. No. I don't like any of those bitches. Fammi pensare. Perché io lo dico spesso, la nostra storia vera delle persone queer e delle donne, la storia di divertimento ha solo iniziato in like the 1920s. Prima di tutto, prima di quello, l'uniche persone che si divertivano erano royals. The royals facevano feste e gli altri vivevano nella merda. Quindi la storia che piace a me è quella più recent, anche se le cose erano sbagliatissime anche negli anni 60, whatever. But, quindi, passato. Una troia del passato può essere Billie Holiday. Ah, sì, Billie Holiday. Oh, yeah, oh my God. Dai. Ma io non sapevo neanche che lei era così cool. Hai letto la biografia, è bellissima. Io ho appena guardato il film, United States vs. Billie Holiday. I mean, I'm a jazz fan, l'ascoltavo tanto da piccola. Ma non sapevo... Ha una storia pazzesca. Sì, lei aveva questi problemi con uomini, con eroina, con il governo, erano tutti contro di lei. Sì, poi era nera, quindi anche questo non aiutava. Ho letto nella biografia, si legge che in un posto dove erano molto razzisti, però era strano perché erano razzisti, però volevano ascoltare il jazz blues dei neri. E quindi lei suonava con questa band, alcuni erano bianchi e potevano stare sul palco, tipo anche Benny Goodman, no? Mm-hmm. E invece a lei, per non farla, non poteva andare sul palco perché nella sala c'erano dei bianchi e le avevano montato il microfono nel camerino e lei ha fatto tutto il concerto dentro il camerino a cantare nel microfono. Wow. E la voce andava nella sala, ma lei non c'era perché era nera. That's fucked up, man. Però ha cantato, cioè io non avrei cantato, invece ha detto fanculo, io canto, faccio quello che amo.
No, cioè, ma bellissima questa storia. Ma quello è anche, quello è molto recent, you know? No, sì. Quella storia, America is so fucked up, I mean everywhere is so fucked up. Ma un'altra, penso che lo dico bene, è Marchesa Casati, fammi vedere, aspetta, aspetta. Marchesa Casati? Io non conosco, sono no, sincero. Sì, Luisa Casati. E lui era una, tipo aristocrat italiana, però non voleva vivere la vita di una normale, you know, like, fucking rich bitch. Lei è quella che ogni anno un fashion branding ispirato da lei. Lei è quella che aveva i tigri a Venezia. You know, e aveva questo palazzo in Venezia dove invitava tutti, you know, like, Salvador Dalí, all these fucking people. She was like Studio 54, yeah. Lei era tipo Studio 54 of Italia. Wow. E lei era pazza. Alla fine ha perso tutti i suoi soldi perché infatti viveva come voleva e alla fine stava tipo da sola in un appartamento a New York e voleva... Yeah, she's incredible. She was really ahead of her time. Really, but... E era... Achille Lauro si è ispirato a lei durante Sanremo in uno dei suoi outfit. Era un muse. Story. Non so se si vede. Yeah. Vedi? Fighissimo. Yeah. Poi sotto hanno detto... Cleopatra, Sofia Loren, io dico anche gli Salome. Ma quelle sono un po' troppo basic for me. No offense, no offense. Sì. Ma le donne con un po' che vanno un po'... Perché infatti noi abbiamo così poche donne nella storia da scegliere. Like, literally, c'è Joan of Arc, Cleopatra e fucking sti cazzi Madonna. I don't fucking know. We have such a limited history of what women have done. Specialmente di quelle donne che erano un po' contro... You know, lo so che per ora, come il mondo è oggi, una come Cicciolina non sembra così avant-garde, perché ora tutte le donne su Instagram hanno il culo fuori, whatever. Ma quello che faceva Cicciolina, in her time, it was so rebellious. Con la testa fuori in Venezia, film fest, poi è andata in politica. I mean, she's incredible. I can't wait to talk to her. But, però sì, la Troia di oggi più Troia è Winkle. Ovviamente. Quindi stiamo vivendo la storia. Adesso. Yep. La storia adesso. Senti, ma un'altra cosa, lo sai cosa avevo chiesto anche di interessante? Ah sì, ma chi sono i tuoi scrittori preferiti? È vero, sì. Poi ti dico i miei. Fortunatamente, I mean, ho solo tipo nomi dei uomini, you know, because most writers are men. Quindi Kurt Vonnegut, da piccola, I read every single Kurt Vonnegut. Bukowski, ovviamente. Il mio stile, più spesso dicono che il mio stile è un po' da lui. Anche lui era cattivissimo, you know, scriveva molto male delle donne, però in his time, you know, era così. I think he's a genius. E poi Chuck Palahniuk, che lo so che sembra un po' basic because of Fight Club, ma se leggete altri libri di lui è un fucking genio per tutto. Those are my main three. Ah, anche, okay, this is embarrassing. My nerdy side. Io amo Douglas Adams and the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. You know, quando ho letto quella da piccola, you know, I love actually science fiction, which I know is like embarrassing. Com'è che si chiama questo ultimo che hai detto? Ma sai che l'ho letto anch'io? Sì, l'ho letto anch'io. È vero, è figo. Ma invece Fante ti piace? John Fante? L'hai mai letto? La confraternita dell'uva? Yeah, aspetta. Tieni alla polvere. Remember immediately, one second. This is my favorite writer. Mm-hmm. Fante, sì. Bukowski, mi piace anche, a te non ti piacerà, ma anche tanto Hemingway. Mi piace tanto. Sì, sì. Bravo, lui qualche volta per me mi faceva tipo dormire. Hunter S. Thompson. Love. Okay. Well, I mean, ho passato Fear and Loathing in Las Vegas, ma poi ho fatto anche giornalista qui. Andavo con the bikers, the healthy. Sì. Sto provando a leggere Pasolini, ma è molto Pasolini. In lingua originale, cazzo. Difficile. Perché voglio capire meglio l'italiano. L'italiano. Ma te sei croata di dove? Dove sei nata? Allora, sono nata a Zagabria, ma sono di Sisak. Sono nata a Zagabria solo perché mia mamma ha detto io non faccio figli in questo paesino di merda. C'era
you know, dicembre in Croazia è pesante e lei ha messo, lei ha capito che sta per esplodere e mio padre durante la sera in un fucking Yugo dove non c'erano le strade fatto bene da Sisa a Casa Gabria. 2 ore in questo Yugo con la neve così, con io che voglio ballare dentro mia mamma e io mamma, sono andata a Zagabria e in Zagabria sono uscita con i piedi prima che troia, I mean, mi spiace mamma, mia mamma è quasi morta per un blood clot, quindi meglio Zagabria perché gli ospedali in Sisak ho passato un mese in ospedale di Sisak quando avevo 19 anni perché sono andata lì, ho cominciato a fumare troppo, stavo sempre nuda in giro e ho preso bronchitis e pneumonia. Cazzo! Non so come si chiamano. Nello stesso tempo, hanno detto che non hanno mai visto una roba del genere con 19 anni. Ho dovuto passare un mese in questo ospedale terribile, come tipo Iraq. Ho detto mia mamma, hai fatto bene non avermi in questo ospedale, hai fatto bene andare in Zagabria. Sto vedendo dove è Sisak, che è proprio nell'interno. È un I like Sisak per stavo lì ogni l'estate, è bello. Un lago, cosa c'è? C'è un bel lago, vero? C'è una yeah, si chiama la Cupa, ma non c'è un cazzo da fare, sostanzialmente era prima un industrial town, ma ora lì non c'è più. Quindi you know sembra, how sì, sembra abbastanza desolata. Yeah. Ma perché mio fratello, il più grande, ha sposato una ragazza croata. Ha fatto bene. Di Zagabria. No, Zagabria, it's like, you know, the metropolitan, like. E noi andiamo, quando si poteva, andavamo tutte le estati in un festival bellissimo che si chiama In Music, che fanno proprio a Zagabria, lì dove c'è quel lago con le isolette. Ah, sì, abbiamo visto St. Vincent, David Byrne, Queen of the Stone Age, Kills, mi prendo abbiamo visto una varietà di gente pazzesca con... e poi tra l'altro sono bravissimi i concerti, sono super, cioè, sono educati, super fan. Divertono. Ti lascio con Winkle che sto per prendere più caffè, ma dove? Perché non si vede Winkle? Si vede. Wait, come lo lascio? Se ne bovo. Ok, aspetta, torno in un secondo, la vita. Vai. Ma come non lo vedete? Bubino! Vabbè, torno subito. Aspetta. C'è Winko! Bello, bobo! Suoniamo la canzoncina Winko. Winko! Ok, ci sono. Si vede? Oh no, non si vede niente. Winko! Amore, che non sai tenere un cellulare in mano? Winko! Dove sono la ditta? Dov'è il pollice, Winko? Serbia Color Festival a 9. Huh? C'è un festival anche in Serbia. Bob lo conosce, guarda Bob. Oh, ciao, che bello! A voi manca suonare in giro, immagino. Tanto. Sì, tantissimo. Siamo pazzi, cioè stiamo diventando pazzi. Sì, ma ci manca suonare, ma ci manca anche andare ai concerti, tutti i rituali che ci sono. Le birre ai concerti. Le birre dei concerti, stare insieme, aspettare, insomma, uscire dal concerto, che si fa, si continua a bere, poi si finisce nell'ospedale di Sisak. Infatti, ci vediamo lì. Ci vediamo la fine del mondo è a Sisak. Te ti sei già vaccinata? Sì. Sì. Ho visto che dicevi. Cosa hai preso? Cosa hai fatto? Pfizer. Perché io sono una donna moderna. Moderna. Hai preso una di quelle dosi tipo a fine giornata che erano rimaste in più, no? Sì, avevo esatto. Visto le storie. Abbiamo aspettato in un parcheggio per tipo 3 ore per poter prenderlo e mi sentivo che sto aspettando per entrare in una festa di Berlino, you know, ma io non aspetto mai per entrare alle feste, quindi ma sì, è bello essere vaccinata, però non è che il mondo cambia quando tu sei vaccinata, quindi io comunque devo vivere la stessa vita, ma almeno sono meno preoccupata, you know, per le cose.
Ma anche Stefano è vaccinato? Sì, sì, siamo andati insieme. Meno male. Ma qui, qui, addio, buona vaccina. Qui, ciao. Qui, niente. Chi segni siete voi? Io sono gemelli e Filippo è... Toro. Toro. Di un giorno. Ah, ok, bravo. Quindi lui è molto... you're very like you're the balanced reliable one e tu sei quella pazza. Brava. Io sono Stefano. No, Stefano che... lui è leone, quindi è molto affidabile, però anche lui ha i suoi lati pazzi perché è comunque fire sign come me, ma lui è molto più è più responsible in un modo, perché i Sagittarius were very, like, our vice, our main toxic trait, che vogliamo sempre scappare da ogni situazione, ma anche da noi stessi. Tipo, if I could, I would jump out of my fucking body. Però non si può fare. No, ma Toro Gemelli, molto bello, perché... Bene. Mi scrivono sotto come fanno a sopravvivere Gemelli e Toro insieme. No, no, ma... 8 anni. Aspetti, perché i Gemelli sono molto... La gente è sempre gelosa dei gemelli perché i gemelli fanno tutto quello che vogliono. È molto rare che voi avete hurt feelings, però voi, you hurt other people's feelings per sbaglio e non lo sai neanche se l'hai fatto. Toro, merda, però, è verissimo. Bravissima. Segno con più pazienza, però tu non sei come Capricorno. Capricorno riesce ad essere paziente, ma Capricorno anche diventa jealous and stuff. Like, Capricorno e gemelli, no, ciao. Ma un Toro, tu sei, you know, secure in yourself. Se tu stai bene con la tua, your fucking instruments and your fucking home. Tu stai bene, non diventi mai tipo geloso. You just want her to be fine. You to be, you know, tu sei quello, you're like, sei un ice cube in caffè che scotta. E aiuta il caffè, aiuta anche a te, è bellissimo. Bravo. Bravo, grazie a te. Meno male. Ma li fai sempre i tarocchi? Huh? Mi fai sempre i tarocchi? I tarocchi, le carte? L'ho iniziato a fare tipo 2 anni fa e mi andava molto bene, like, you know, it's all about intuition. Infatti lo facevo su Twitch, su Isola di Tea. Era molto divertente. Era solo che in questo periodo, I mean, I wish che Smash mi hanno scritto un anno fa, quando avevo meno da fare. Ma sai com'è? E voi lo sapete, voi siete artisti, che... Ci sono periodi in cui non hai un cazzo da fare e sei disperata e ti senti che non lavorerai mai più nella vita e che non sei neanche artista e che muori per strada. Poi c'è un periodo in cui tutti ti scrivono, tutti ti chiamano e dici io non riesco neanche a dormire, lasciami stare. E quindi in questo specific periodo con il libro bla 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 non riesco a fare ogni lunedì da sola, da verità, perché mi stanco troppo, non ho tempo. Però, come ho detto, lo farò in altri modi, con loro, più planned and with more time between the episodes. E forse nel futuro vediamo, ma... Anche noi, siamo su Twitch. Il nome di chimica farmaceutica è andato una bomba. Oh, super! Avete sentito? Sì. Ci fai, però, ci rifai anche a noi, Tea. Come funzionano? Faccene uno, dai. Dai, grande, ce li ha lì. Certo. Allora, mentre li faccio, come si dice, shuffle, voi dovete pensare a una domanda che volete chiedere. Okay. Può essere... Sulla vita. Può essere molto specific o può essere molto general. È basato su quello, facciamo. Vai. Okay. Come andrà? Hai già capito. Notarmi per i troghi. Oh, se allora volevo dire, perché su Twitch aveva successo questo tarocchi, ma ora che faccio pausa da Twitch, se qualcuno vuole che li leggo i tarocchi, DM e programmiamo un appointment, you know? Bravo. Scriveteli in privato per i tarocchi. Scrivetemi e troviamo, vabbè, anche me aveva fatti. Oh, super. Che bello, quindi noi abbiamo i tarocchi in esclusiva. Ci rimediamo, vabbè. Dai. Sapete un po' cosa volete chiedere? Sì. Sì. Allora, ditemi. Vai. Allora, siccome stiamo per far uscire il nostro nuovo EP. Disco. Nuovo disco, vogliamo sapere
come andrà. Super. Quando esce? Non si sa ancora, ma però maggio-giugno. Ma l'avete già finito a fare? Sì, praticamente allora, sì, stiamo finendo. In questi giorni stiamo concludendo le canzoni. Però diciamo che ancora è un po'... Cioè, ci teniamo le porte aperte perché in questo periodo non si sa mai, appunto. Ok, no, ma quindi per tenere in mente per me che sì, c'è tempo di fare edits and stuff. Ok, quindi questo... No, sto già andando male. Passato, presente, futuro. Ok, perfetto, già capisco. Oh, ok, già capisco bene. Allora, come faccio? Quindi questa... Questo tipo, una volta l'ho spiegato come tipo, lui è entrato in festa e ci sono varie droghe gratis. In ogni piatto ci sono varie opportunità. Questo siete voi, il vostro passato, tipo recent passato. Avete appena fatto X Factor. Ci sono tante proposte, ci sono tante opportunità e voi avete dovuto scegliere quale volete. È una scelta difficile. Sai che philosophers hanno detto che è più difficile avere scelte che non avere le scelte, perché se hai le scelte dici sempre cazzo, ho scelto bene, come dicevo, se andavo 5 minuti dopo per Winkle cosa poteva succedere? Quindi voi avete avuto voi eravate sempre da soli capendo insieme cosa fare, ma avete avuto queste tante fucking new opportunities, è un po' pesante dover scegliere. E infatti ho presente questo tipo, he's like the patriarch, like asshole, lui ha troppa responsabilità, è uno che tutti le vengono a chiedere fucking consigli e mi aiuti, da. Voi avete fatto questo disc e vi sentite in potere ma un po' stanche, provate, che aspettate che la guerra arriva, no? Like, questo è un uomo molto che ha fatto il suo lavoro, però non è che sta dormendo, non è che sta in una, non è che sta vicino ai fiori come le altre carte. Lui è un po', però questo lavoro che ha fatto, he has his throne, everyone knows him, però sta aspettando un po' se arriva la guerra. And then this is a good, I'm gonna read you the actual thing of this one, the six of wands. Questo è quando esce l'album, lui è fuori, lui è un he's a knight, wait one second, the six of wands. Questa è una carta bella di un tipo che sta per sfruttare, vedi, queste opportunities. Avete preso uno, avete fatto il lavoro, adesso siete un po' preoccupati, però andrà tutto bene. Quando siete fuori con tutti gli altri album in giro, voi sapete chi siete. Voi andate avanti e avrete successo. Però vi leggo esattamente cosa dice questa carta. Però Six of Wands... Wands, spesso con i miei, le mie troie, spesso abbiamo sempre queste wands, perché wands rappresentano new work and new opportunities, e di solito my followers sono very giovani, e mi chiedono sempre di robe di università, primo lavoro, quindi questi wands sono sempre un movimento avanti con la tua carriera. So this is very good. Let me just read it. Six of wands. Okay. Perfect. Oh, guarda. The key words are pride, victory, reward, and accomplishment. Vedi, this is your future with your album. Accomplishment. Key phrases. Receiving acclaim for your actions. Vabbè, vuoi sapere in inglese, no? Acclaim. Quindi the critics are going to love it. Being the center of attention. Literally, it's this card. I'm not making this up. Dice. You will receive acclaim. Wow. You'll be the center of attention. Feeling accomplished, vi sentite accomplished, looking after number one, so looking after yourselves, perché ci saranno anche gente in giro che vogliono, you know, look after yourselves. Getting on your high horse, è una frase in inglese, when you're on your high horse, that you're like, you know, like, I'm amazing, I'm on my, you know, Lady Gaga's white horse, so this is you guys. Actually, in feeling superior. Quindi forse mi dirà che l'unica roba brutta di questo è che forse vi sentirete troppo superior. Let's see, but that's a good thing. Allora, vi leggo tutto in inglese, va bene? Vai. Vai. Okay, dice, the Six of Wands represents triumph at its most pure and untainted. The problem is that when we've won, we come out on top or simply are the best at something, we can get carried away on a wave of self
aggrandizement. So when you see this card, oh, if it's in the now position, take care that you're not so involved in yourself. Yeah, but this is in the future. As the future, okay, so this is the future. As the future card, success or rewards are coming your way, or someone who is talented could come into your world and change it for the better, but this is you guys, so it's you. If you don't trip on your own gold-pointed shoes, look forward to the triumphs, but never forget the disaster could be part of the deal too. Quindi ho detto, dicono non cadere sulle vostre scarpe di oro. You know, so you're mm-hmm. gonna have success, but always remember, you know, who you yeah. are going. Where and, you come from. Yeah. And the latter comes from believing that you're the only one with the right to be successful. Yeah. Quindi dice, l'unico problema può essere se voi vi prendete troppo in testa che siete successful, ma voi siete così carini. Che... no, so, magari, magari troppo successo. Quindi andrà bene l'album, quindi non preoccupatevi. Grazie. Grazie, è stata una super carta questa del futuro. Che bello. A quanto oh, pare è stata una super carta. Queste cose funzionano perché funzionano perché it's all, you know, io non credo che c'è la magia o tipo che c'è un spirito qui or some bullshit. I don't believe in that. Io non credo neanche in Dio. Io credo nelle stelle, the universe, science. E come Winkle sa quando ci sarà la mal di tempo e lei comincia già shaking. O lei, quando conosce un tipo che mi ha trattato male, lei non lo viene a salutare, anche se lei non capisce chi è. Noi animali abbiamo un instinct. E io, quando penso a voi, e penso alla vostra domanda, scelgo una carta pensando a voi. Non è una magia, non è che un ghost mi prende la mano. I don't like that bullshit. Però, è intuition, conosco voi e chiedo per voi questa cosa e poi va bene. I mean, it actually makes sense. I think it makes sense. Bene. Sono troll. Sì. Che dicono? Ma ci chiedono come si chiama questo deck di carte. Come si chiama il mazzo? Allora, ovviamente fatto in Italia. It's the Universal Gold, Golden Universal Tarot. Bello. C'ha dei bellissimi disegni. Golden yeah. Universal Tarot. Yeah. Tarot. In Italia, quindi potete trovare sicuramente. Ma senti te, ma te come fai? Cioè, quanto hai tenuto duro anche te per fare quello che fai? Per scrivere, eccetera. Hai scritto tanto prima di arrivare a questo? Oppure yeah, no, io voglio spiegare a tutti che quando mi chiedono se sono giovanissimi, cosa faccio, non so cosa faccio. Io sono andata a studiare la moda. Io non sapevo. L'unica volta che ho scritto era in università americana. Ho scritto un article per una rivista che hanno fatto che non puoi più fumare le sigarette on campus. Ero così incazzata che sono andata al local newspaper, ho scritto un article, like una piece di it's really unjust towards us. We are the ones addicted to cigarettes. We are the ones that need the cigarettes. You can walk away. Da, 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 da. E era my first satire, ma non sapevo neanche. Infatti, la cosa divertente è quando mia mamma è venuta a cercarmi in università americana, c'erano queste riviste ovunque, queste newspapers ovunque, e lei non sapeva che io fumo. E noi andavamo in giro di quella città e dovevo nascondere tutti. E questo era un precursor to come sarà la mia vita, perché ho dovuto nascondere sempre quello che scrivo di mia mamma. Ma allora. Sì, sono andata in Italia per studiare la moda. Io pensavo che farò la moda, ma io odiavo così tanto lavorare nella moda che ho cominciato a scrivere due blogs in cui parlavo. Uno era Crumpets, l'altro era Sugar Tits, in cui scrivevo per me stessa quanto ero incazzata, quanto questo mondo non faceva senso per me. Prendevo tutto in giro e quello poco a poco ha avuto successo. Ma prima scrivevo da sola per 3 anni almeno in cui nessuno mi leggeva. Solo i miei amici, la mia mamma, e poi mi hanno dato lavoro a Vice e a Wired perché lo facevo tanto, e poi anche lì ho fatto anni con loro, e poi quando sono tornata a New York tutto ho dovuto scrivere per le riviste che dovevo fare robe stupide, quindi sono 10 anni di lavoro che vabbè, ho avuto i miei piccoli successi in quegli anni, ma il libro secondo libro è adesso il TV show, le robe grandi che stanno succedendo a me. I mean, sono grazie a 10 anni di spaccarmi il culo. Anche noi 6, 7.
Sì, fai. Non puoi, you know, quindi io dico alle mie troie, non devi neanche sapere cosa vuoi fare esattamente. Devi solo fare qualcosa. Devi voler... Infatti, io odiavo cucire. Io non volevo mai fare il mio lavoro di fashion school. Però io qualche volta andavo a casa dalle feste, uscivo alle feste, fuori dalle feste, solo per scrivere. È l'unica cosa che quando sono da sola in casa lo voglio fare. Quindi se a voi piace la musica, anche se voi se vi butto in prigione, trovate un modo di suonare, perché avete bisogno di quello. Quindi dico alle mie troie, se qualcosa non va... Non è che devi essere brava, io non ero brava a scrivere all'inizio, però mi andava, lo volevo fare. Se a voi piace fare qualcosa, se vi va di farlo, fatelo ogni secondo che potete farlo. Quella roba che forse siete anche bravi a farlo, tipo io conosco la gente che è più brava a painting, però non lo vogliono fare, quindi fanno DJ, e forse non sono neanche bravi a fare DJ, però a loro piace di più, fai quello che ti piace. E fallo per 10 anni. Bravo. Perché quelli miei amici che erano bravi a qualcosa ma non hanno avuto successo è perché hanno smesso di fare. They gave up. Io potevo give up 1000 volte. I never gave up. E alla fine è successo. Ma non è successo. L'ho fatto. Voi avete fatto il lavoro. Non è che siete arrivati a X Factor. Ho appena conosciuto questa troia. Possiamo fare qualcosa? You guys already had your love. You already had your art. You already had everything. You know, Io sono questa voce di I don't know what even accent it is. Quando forse Stefano ha cominciato a farlo per prendermi in giro, è la voce di una, sono italiana, sono preoccupata. I don't know. Anyway, noi la chiamiamo Patrizia. Patrizia. Vuoi cazzo, Tea? No, grazie. Ho già. No, grazie. Ma scusami, ma della moda, per dire, no? Cioè, cos'è che non ti piaceva? Il mondo proprio... Sì, quindi ho studiato alla NABA, a Milano. Ah. E la scuola non mi piaceva perché non... Everyone was taking it so seriously. I'm like, it's fat. Era dietro casa mia, vicino all'Alzaia Miglio Pavese, no? Yeah. And I mean, I loved being at school, perché avevano una bar, potevo bere Baileys nel caffè in mattina, che per un'americana è strano, perché in università io dovevo guidare 30 minuti per uscire, per prendere alcol. Ma, no, poi ho lavorato in un showroom, questo anche c'è nel libro, ho lavorato in un showroom di un Belgian brand, come the dresser, the assistant, ho dovuto anche pulire i bagni, ho dovuto fare tutto. Quindi lavoravo dalle 9 di mattina, e questo è anche hard work. I always worked hard. So like, dalle 9 o dalle 8 fino alle 5 stavo in showroom. Poi dalle 5 alle 9 e mezza di sera avevo le mie lezioni serali. E prendevo sempre i tram sbagliati, ero sempre persa e running. Quindi poi avevo lezioni serali, poi dopo le lezioni serali uscivo ogni sera a una festa, perché sapevo che è molto importante uscire. Poi tornavo a casa alle 3 e mi alzavo per le 8 per andare in showroom. E non avevo vestiti, ero una povera puttana, avevo 2 vestiti di H&M, uno di Zara, le scarpe terribili e scomode, ero sempre in tacchi anche andare a lezione tutti, perché io ho dovuto di mattina essere vestita bene per il showroom, ma poi anche mettermi qualcosa che può stare alle feste. Ero sempre la vestita peggiore alle feste. C'erano le donne in Celine, YSL, che non fanno un cazzo tutto il giorno. Io sudata con il mio computer di scuola. You know, it was always fucking hard. E dopo ho trovato lavoro con una PR. Ho lavorato per, you know, Punks for Prada. Abbiamo insieme fatto le feste per Dolce & Gabbana. Quindi era un po' più high level, ma anche quando lavoravo per Dolce & Gabbana e li programmavo le feste, io volevo i 90 euro in più di fare anche la cocktail waitress nelle quelle feste. Mi dicevano tutti, ma che cazzo fai? You're the PR, you can't also be the cocktail waitress. Ho detto, finché non mi paghi abbastanza per comprarmi le nuove scarpe di Zara, io farò anche the cocktail waitress, bitch. Quindi, a quel punto era così. Quando ho smesso di showroom, era... Durante il giorno, ufficio di PR, poi lezioni serali, poi la serata che ho dovuto programmare per quel PR, poi dormivo 2 ore e mi alzavo e facevo cocktail waitress for daytime.
io non so come ho sopravvissuto, non so, ero giovane, ero giovane. Quindi dico ai giovani, oh, dovete fare tutto quello che potete fare, perché io adesso, non è che sono vecchia, però adesso, tipo io quando ho un hangover ce l'ho per 2 giorni. Anch'io. Non fare quello che devo fare. Diventerei etero per te. No, essere etero è brutto, non devi farlo, è molto meglio essere queer icon. Comunque, ma senti Tea, ma no, per, siccome prima sera si bloccava e tutto, ridiciamolo un attimo, perché l'8 esce il tuo libro in italiano. Sì. E lo potete già preordinare? E si può già preordinare sulla pagina di Tea. C'è sul mio bio, yeah. Link in bio. Sì, esce l'8 e devo capire come fare una festa online, perché ovviamente non possiamo fare. Sì! We wanna come. Yeah, right, we should do it. Non so come, però. Should we do it on Clubhouse? Su Zoom, una cosa su Zoom. That's a good idea. Zoom può ospitare tanta gente. No. Ok, let's go. Grande Veka. Anche noi l'abbiamo preordinato. Poi voi venite su Zoom Party. Veka è croata, no? Sì, noi ci viene. Ok, let's do it. Ci mettiamo tutti vestiti. No, è bello perché poi in Zoom we can all talk. That's a really good idea. Voi lo volete fare, Troia. E poi puoi mettere anche la musica. Che si sente un po' bene, che lo puoi collegare. Noi ci siamo 8 aprile. Ci vestiamo tutti eleganti. Devi fare dress code. Dress code, è vero. Certo, dress code. chic homeware. Tempo dobbiamo fare giochi alcolici. Certo. Tipo vestito da sera e ciabatte. sì, cioè, no, vogliamo. E tazza con vodka. Che dobbiamo chiamare ambulance per tutti. che saremo tutti come Winkle in questo momento, morta. Non si muove. Mi piace tantissimo quell'orso, comunque, sempre lì. Winkle. She loves him. È il suo ragazzo. Amore. È il suo ragazzo barra letto. Boyfriend and bad. Ragazzo letto. Bad boyfriend. Bad friend. Exactly. Oh my god, no, poverino, ti ho rotto le palle, Winkle. No. E quindi ci si rivede su l'8 aprile su Zoom e poi su Smash TV. Sia noi che te abbiamo un programma. Noi Casa Manitoba e te L'Isola di Tea. Ma lo continui a fare l'Isola di Tea. Come sta andando vostro Twitch? Siete felici? Abbiamo iniziato, è stata la prima puntata mercoledì scorso. Sì. E dovevamo un attimo capire come funzionava perché era totalmente nuovo. Strano. Però divertente, siamo divertenti. È bello Twitch. Abbiamo scritto le canzoni con i commenti dei ragazzi che ci seguivano. Ci scrivono tipo cose a caso e noi dovevamo improvvisare un pezzo. E qualcuno ci ha mandato anche delle belle poesie. Davvero. Abbiamo fatto dei pezzi con i commenti. Ma te quando riparti? Non lo sai ancora? Tra pochino. Non so se lo posso già dire, ma penso di sì. Quindi io ho detto loro che questo mese, che devo fare tante cose per il libro, non ho tempo questo mese, ma in May, primo maggio, stiamo programmando per avere io e Cicciolina. Wow. Sono troppo, troppo, troppo contenta perché lei è davvero la mia mamma, la mia prima di Lady Gaga, la mia prima amore. Io mi faccio drag come lei e la voglio chiedere le robe molto intelligenti, le robe molto, you know, voglio parlare di femminismo, di come era in politica, di Jeff Koons, di tutte le cose che volevo sapere. Quindi sì, voi dovete vedere io e Cicciolina insieme. Certo, noi ci seguiamo, assolutamente. E poi appena potrai, io adoro i tuoi make-up, solo che vedi che io non ho le palpebre, cioè a me l'ombretto mi si appiccica tutto qui sotto, vedi? Te invece hai delle belle arcate. Però Filippo è un po' meglio. Quindi te mi fai un tutorial make-up, io provo a fare il tuo trucco su di lui. Perfetto. No, ma infatti I have a hooded eyelid, like you. Quindi no, quando faccio... ce l'hai apertissima, ce l'hai bellissima. Ah, but you mean my eyebrows. Oh, I just overplucked them. No, vedi, che io proprio ce l'ho appiccicato, cioè ho l'occhio appiccicato al sopracciglio.
Yeah, yeah. No, no, but the eyebrows are good. Your eyebrows are good. Anche Stefano, Stefano è simile di te, your the little eyebrows. It's a good look on men. But I think I'm not going to give you don't need a tutorial. You're perfect. You're both perfect. No, invece voglio but, tutorial. E cosa fai oggi? Poi basta, poi ci salutiamo. Dici cosa fai oggi. Oggi è domenica, vero? Yes. Ah, quindi piango. Ogni domenica è la mia giornata libera per piangere tutto il giorno. Oggi, oggi facciamo, camminiamo un po' sulla spiaggia, siamo un po' con Winko perché lunedì comincia una settimana pazza. Spero di fare meno possibile oggi. Vediamo. Dai, riposa. Vediamo. Vai sulla spiaggia a mandare a fanculo i cops. Yeah. Ovviamo, siete molto carini. Ciao. Grazie, Bea. Ciao, siamo divertiti. Grazie mille per i tarocchi. Ci vediamo l'8 aprile su Zoom. Sì. Festa. Festa. Party. Lo devo programmare, però sì. Ci vediamo prima su 8 di aprile su Amazon per comprare il libro, poi programmiamo. Vediamo dal Zoom. Grazie. Ciao, Tea. Ciao, Tea. Saluta Stefano, saluta Winkle. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo fatto.